pensate della proposta di legge di castrare chimicamente gli stupratori? Approvo, perché ritengo che sia un atto assolutamente vile, molto cattivo. Secondo me è una soluzione valida rispetto magari a una pena di morte, perché con la pena di morte loro non si rendono conto dell'atto affettivo. È un provvedimento appunto forte, secondo me estremo, quindi non sono d'accordo. E si possono trovare altri metodi, insomma. Cosa pensate della proposta di legge di castrare chimicamente gli stupratori? Secondo me è una cosa sbagliata, però è molto superficiale una risposta del genere. Sarebbe una violazione della libertà personale, comunque ci dovrebbero essere altri metodi di, non so, di punizione, qualsiasi altra cosa, ma una castrazione mi sembra eccessiva. Penso che sia giusto, perché comunque sono persone che si approfittano di altre persone, quindi devono essere punite in qualche modo. Cosa pensi dei giudici? Hanno un ruolo molto importante, spesso più di, credo, quello che pensino di avere. A volte magari si sentono appunto dei casi che ti fanno pensare. I giudici penso che abbiano un ruolo molto importante nella società, penso che gli si potrebbe dare anche poteri, però penso che molto spesso si trovino anche a che fare con non so, l'inadeguatezza delle leggi del Parlamento italiano. Il ministro della giustizia provano a fare del loro meglio, poi sul fatto che ci siano troppe cause in Italia e anche la prescrizione, così sono abbastanza delle cose ridicole per quanto mi riguarda. La cosa fondamentale dei giudici è l'imparzialità, e quindi i giudici dovrebbero essere più imparziali possibili e comunque capire determinate situazioni, interpretare al meglio i casi che devono affrontare.